Spettacolare pareggio allo Stadio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri chiudono il 2016 con un emozionante 3-3 maturato nei secondi finali. Gara bella e intensa tra due squadre che si affrontano a viso aperto e regalano una grande serata di calcio. Sarri deve rinunciare ancora a Koulibaly e schiera Chiriches e Albiol al centro. A centrocampo, Zielinski e Diawara vincono il ballottaggio con Allan e Jorginho in attacco tridente leggero. Paolo Sosa schiera il 4-3-3 con Chiesa, Kalinic e Bernardeschi in attacco. La gara è subito vivace e giocata a viso aperto e dopo 3 minuti Albiol e Kalinic finiscono subito sul taccuino dell'arbitro. Al 24esimo il Napoli trova il vantaggio. Hamsik innesca Insigne che salta un avversario e fa partire un tiro a giro micidiale che si insacca all'incrocio dei pali dove Tatarusanu non può arrivare. Gol fantastico di Insigne che porta in vantaggio il Napoli. Al 42esimo il Napoli perde Chiriches per infortunio muscolare, al suo posto in campo Maximovic. Nella ripresa i Viola entrano in campo con il piglio giusto e al 52esimo Bernardeschi su punizione beffa Reina con la complicità di Caglione e regala il pareggio alla Fiorentina. Al 67esimo lampo di Mertens che approfitta di un errore di Tomovic e castiga implacabilmente i Viola con un diagonale che si insacca sul palo più lontano. 8° gol del belga in 3 gare. Il vantaggio dura poco più di un minuto e Bernardeschi, dopo una serpentina ubriacante dal limite, guarda il palo più lontano e batte ancora Reina per il 2-2 che rimette subito le cose in parità. La rimonta si completa all'82esimo e la Fiorentina trova il vantaggio. Assist di Bernardeschi e piattone al volo del neo entrato Zarate che è bravo a trovare l'angolo e a insaccare il 3-2 che vale il sorpasso a Viola. Il Napoli non si scoraggia e non molla. E allo scadere Mertens sguscia in aria e guadagna un calcio di rigore dal dischetto Vagabbiadini che è bravo a trovare l'angolo giusto e a insaccare il definitivo 3-3. Finisce in parità, una partita bellissima tra due squadre capaci di giocare un grande calcio. Il Napoli chiude il 2016 al 3° posto alle spalle di Juventus e Roma e si gode le feste. Si torna in campo il 7 gennaio al San Paolo contro la Sampdoria.